Buongiorno a voi, benvenuti a questa live. Oggi parleremo di gruppi di automoto aiuto. Intanto, che cosa sono? Sono dei gruppi, a volte ci sono quelli spontanei oppure quelli che nascono proprio in specifico, che fanno sì che le persone possano aiutarsi reciprocamente. Esempio concreto. Gruppo di automoto aiuto per l'elaborazione del lutto, che cosa fa? La persona, quando incontra una persona quindi che è in lutto, in un gruppo, incontra un'altra persona che è in lutto, che cosa fa? Riesce e cerca di mettere, anche involontariamente, sullo sfondo il proprio dolore per poter mettersi a disposizione dell'altro. Quindi cosa significa? Nel gruppo di automoto aiuto, mentre la persona cerca di aiutare e aiuta concretamente l'altra persona che è nel gruppo, mette sullo sfondo il proprio dolore. Come si dice nel gruppo di automoto aiuto per l'elaborazione del lutto, si usa questo termine, viene addomesticata la sofferenza rispetto alla morte, quindi viene addomesticata la morte. Quindi l'automoto aiuto è mentre aiuto me, aiuto anche l'altro. I gruppi di automoto aiuto nascono tantissimi anni fa, sono riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come vi dicevo, ci sono anche quelli spontanei e vari di noi li abbiamo già sperimentati. In che modo? Immaginate quando si hanno dei figli, si portano a scuola, quindi sono ancora piccoli, e una mamma si organizza che mentre porta a scuola suo figlio ne passa a prenderne anche altri due o tre compagni di classe e poi li riporta a casa, e questo si fa a turno. Oppure il pomeriggio che si dedica al suo piccolo, si dedica anche altri due o tre bambini, e poi il giorno dopo lo fa un'altra mamma e altro ancora. E questo è un esempio di gruppo di automoto aiuto spontaneo. Oppure ci sono i gruppi veri e propri che nascono proprio con quell'intento. Normalmente sono composti da 6-7 persone. La durata normalmente è di un'ora e mezza alla settimana o un'ora e mezza a settimane alterne. E da chi sono condotti questi gruppi? Sono condotti da facilitatori che, lo dice il nome stesso, facilitano la comunicazione, l'organizzazione e la gestione del tempo. Facilitano la comunicazione in che modo? Sapete che a volte in un gruppo c'è quello che parla di più, quello che parla di meno, e quindi fa sì che un po' tutti possano avere lo spazio per condividere il proprio vissuto emotivo. Poi, la gestione del tempo, nel senso che se viene definito che il gruppo dura un'ora e mezza, è importante che quel confine venga mantenuto, perché il confine protegge. Quindi se un'ora e mezza, il facilitatore fa sì che in quell'ora e mezza tutti abbiano un po' lo spazio per condividere il proprio vissuto, scambiarsi anche dei pareri. All'interno del gruppo, ho detto che ci sono 6-8 persone, ma nel frattempo è possibile che aumentino. E cosa succede? A quel punto può esserci la scelta di o si divide il gruppo e viene detto si gemma il gruppo, quindi si divide in due, oppure si aumenta un pochino il tempo. Io per esempio ho fatto la scelta come Artemisia, noi seguiamo un gruppo per l'elaborazione del lutto specifico per i genitori che hanno perso dei figli, un po' di tutte le età, e noi lo facciamo ogni 3 settimane, dura 2 ore. Perché? Perché ci sono genitori, siamo a volte anche 12-14 genitori che arrivano un po' da tutta Torino, un po' anche dal resto del Piemonte, e è per questo che abbiamo scelto di farlo durare un po' di più, perché lo facciamo solo ogni 3 settimane. Ci sono vari valori all'interno del gruppo di automoto aiuto, e di questo vi racconterò nella prossima live. Buona giornata e buon fine settimana!